solito sei, giusto? Non sei solito. Noi nell'ottobre del 2016 abbiamo riscontrato una serie di episodi delittuosi che si sono verificati nell'ambito dei padiglioni dello Zen. In particolare ci sono stati, a distanza di pochi giorni, due tentati omicidi. Questo è il primo, abbastanza cruento anche per le modalità, in quanto questa persona, questo naturalizzato italiano, Gabriele Alì, attirato fuori da una festa, è stato poi aggredito e attinto da diversi colpi d'arma da fuoco mentre poi cercava di fuggire. A distanza di pochi giorni, invece, all'interno di una famiglia dello Zen si è consumato un tentato omicidio, un figlio che ha Moceo, che ha cercato di uccidere il padre. Questi due episodi delittuosi, nell'ambito di una ricostruzione ancora solo informativa e non ancora riteniamo possano essere collegati da alcuni aspetti legati al mondo che diciamo investe in particolare lo Zen sullo spaccio delle sostanze stupefacenti. Oggi abbiamo tratto in arresto su ordine della Procura della Repubblica queste due persone che riteniamo molto pericolose e diciamo siamo soddisfatti di questa attività che ha condotto brillantemente la sezione omicidi senza collaborazione delle vittime, ma esclusivamente attraverso un'attività di polizia, un'attività prevalentemente di natura tecnica e con dei riscontri di polizia scientifica.